Ciao a tutti, oggi un video rapidissimo sulle novità di Capture One introdotte oggi con la nuova versione del Capture One 20.1 oppure come viene nominato all'interno Capture One 13.1. Abbiamo tre sostanziali migliorie che andremo a vedere subito insieme molto velocemente. Ora, sigla. Ok, abbiamo lanciato il nostro nuovo Capture One, la versione del Capture One 20 è la nominale build 13.1, così come vediamo. Abbiamo tre migliorie effettuate, quattro migliorie, una non la tengo in considerazione perché non è nel mio modo di operare. Abbiamo un nuovo tool di prima e dopo l'elaborazione delle immagini, abbiamo dei nuovi tool di clone per correggere per delle patch all'interno delle nostre fotografie che vengono molto molto utili perché aumentano notevolmente il numero di patch che possiamo utilizzare su ogni singolo livello, mentre prima erano molto limitate perché ogni patch aveva bisogno di un livello. La terza cosa molto molto importante, soprattutto per noi Nikonisti, è il fatto che Capture One è diventato partner di Nikon, quindi abbiamo a disposizione all'interno di Capture One dei profili così come sono nelle nostre macchine fotografiche. Al momento questo è solo per un limitato numero di macchine fotografiche, ma sicuramente con i prossimi aggiornamenti questa lista di macchine fotografiche verrà sicuramente ampliata. Il quarto tool che hanno modificato in questa versione è il tool di importazione di cataloghi di Lightroom. Io mi soffermerò sui primi tre. Andiamo a vedere una immagine, facciamo delle modifiche alla nostra immagine, correggiamo un poco di luci, ombre, teniamo più bianco, un po' più di luminosità in generale. Questa è una lavorazione che ho fatto ora alla mia immagine, tra l'altro un'immagine offline. Se io vado in visualizza e seleziono prima e dopo, mi compare questo cursore al centro che mi permette di vedere sulla sinistra il prima com'era la foto in origine e sulla destra com'è ora dopo la lavorazione. Possiamo utilizzare il comando rapido, che lo vediamo selezionato anche qui, il prima e dopo è assegnato una lettera Y per attivare il tool, oppure possiamo, se vogliamo, aggiungere un pulsante qui sulla nostra barra degli strumenti, tasto destro, personalizza barra degli strumenti, eccolo qua, prima e dopo, lo trascino, clicco su fine, ho aggiunto il mio pulsante prima e dopo, quindi lo posso attivare direttamente da qui. Se tengo cliccato sul tool di prima e dopo, quindi di comparazione dell'immagine, posso scegliere il tipo di visualizzazione che voglio per il prima e dopo. In questo caso io ho scelto il cursore di split view perché mi permette di fare questa cosa sull'immagine e vedere praticamente in tempo reale, oppure posso scegliere full view, quindi io vedo ogni volta che attivo il tool, vediamo che è attivato dalla colorazione arancio del pulsante assegnato e dalla scritta in alto a sinistra prima, vedo com'è la foto prima, vedo com'è la foto dopo la lavorazione. La seconda cosa che hanno introdotto in questa versione è il nuovo clone. Andiamo a prendere una determinata porzione di immagine dove vogliamo rimuovere qualcosa, delle macchie ad esempio, voglio rimuovere questa lampada, vado nel mio pannello dei livelli, vedo che ho due pulsanti nuovi, il primo è il timbro clone che ho selezionato ora, il secondo è una maschera di correzione, praticamente è una correzione locale. Questo tool si differenzia dal precedente perché è in grado in maniera intelligente di riconoscere una sorgente adatta a sostituire quello che noi stiamo andando a modificare. Prendo la mia lampada, la vado a selezionare.
vedo che questa cosa non è possibile farla sulle immagini offline, nonostante io abbia disponibile delle anteprime all'interno del mio catalogo. Ricordiamoci bene questa cosa: per lavorare sulle immagini con i nuovi strumenti di correzione, sia Clone che IAL, dobbiamo avere l'immagine direttamente collegata al nostro hard disk. Non è possibile farlo sull'anteprima avanzata. Andiamo a prendere un'altra immagine che è presente sul nostro catalogo. Andiamo a prendere un'immagine. Voglio rimuovere, ad esempio, da questo tubo questi adesivi che vedo qui. Li seleziono, vedete, lui disegna una maschera e automaticamente, vedete, ha assegnato un punto sorgente collegandolo con una freccia a questo. Vado a rimuovere anche l'altro e lui ha fatto. Se tengo selezionato in questa maniera il punto sorgente, lui continuerà a lavorare su quel punto sorgente. Se non mi piace quello che sta succedendo, posso sempre cancellare la lavorazione e vado a farglielo selezionare in maniera intelligente. Quindi deseleziono la freccia corrente, vado a prendere di nuovo il tool, ci clicco sopra e lui è andato a prendersi un altro punto. Per correggere la sorgente da cui va a prendere la correzione, mi basta agganciare l'origine e trascinarla. Vedete, io ho effettuato delle varie correzioni, ognuna di queste praticamente ha una sorgente indipendente, ma è tutto sullo stesso livello. Un'altra particolarità di questo tool è il fatto che noi possiamo utilizzare anche le opzioni di flusso del pennello, cosa che viene molto molto utile nei ritratti. E a questo tool è collegata anche la possibilità di ridurre l'opacità della modifica che stiamo andando a fare. La terza cosa molto molto importante che hanno introdotto in Capture One è il supporto completo alle fotocamere Nikon. Questa fotocamera utilizzata in questo scatto è una Nikon D3. Vediamo che non c'è niente di cambiato rispetto alla versione precedente di Capture One, ma se andiamo a prendere un'immagine di una fotocamera più recente, quale può essere ad esempio la Nikon D810, ritorniamo al nostro ritratto, vediamo che tra i profili delle fotocamere disponibili ci sono i profili come li abbiamo nelle fotocamere Nikon: Nikon Flat, Nikon Landscape, Monochrome, Neutral, Ritratto, Standard e Vivid. Queste sono delle repliche fedelissime di quelli che sono i profili che noi utilizziamo direttamente con camera. A seguito di questo supporto completo alle fotocamere Nikon, Capture One ha introdotto una nuova versione Express, che è la versione base del programma. Esiste oggi una versione di Nikon Capture One Express, di Phase One Capture One Express, interamente dedicata a Nikon e gratuita. A presto, ciao!